intervento della squadra di turno. Squadra, squadra cinofili, avanti, avanti, c'è bisogno di intervento. Il GROV, cioè il gruppo radiooperatori volontari, nasce in una circostanza abbastanza tragica, cioè il 2 agosto dell'80 con la strage di Bologna. In quella circostanza alcuni ragazzi si trovavano in giro per Bologna con le loro macchine e con delle radio, hanno sentito un botto e sono intervenuti, hanno dato una mano alla polizia. Bravissimo, dai! Il nostro, chiamiamolo lavoro, perché lavoro non è, noi siamo dei volontari, il nostro lavoro si svolge prevalentemente in questo modo, con l'aiuto di apparecchiature radio, alcune tra le più moderne che abbiamo nel banco, altre sono quelle, diciamo così, tradizionali, cioè il vecchio CB, il campo base, la radio da campo base. Queste attrezzature hanno il pregio che per alcune viaggiano su ponti radio. Il campo base, il CB, non ha bisogno di ponti radio, quindi in caso di calamità, di catastrofe, in effetti è l'unica radio che funziona ed è l'unica che ci ha sempre dato una mano. Attento, eh? Io anche l'auto. Massimo, giù. Questa è la gamba tua. Sì. Tiriamo su un po' la testa. La nostra attività si svolge con un gruppo di circa 15-16 persone. Facciamo tutto o quasi con i nostri mezzi propri. Il nostro ruolo comunque è quello di non correre rischi personali per poter essere di aiuto a chi è sulle strade e chi è in situazione di pericolo vero. Collaboriamo con altre 30 organizzazioni della provincia di Ferrara. Sono un volontario della Protezione Civile. Oggi siamo stati allertati dal coordinamento di Ferrara per una fuga di gas e uno scoppio di una palazzina. Siamo intervenuti insieme ad altre due associazioni, una dei cinofili e l'altra dell'ambulanza. Abbiamo estratto due persone da sotto le macerie. Fortunatamente tutto è andato a lieto fine. Barella. Ecco. Ho deciso di fare il volontariato perché ci è successo un incidente e siamo stati aiutati da volontari e siamo rimasti molto colpiti. Ora abbiamo deciso di fare volontariato per aiutare i prossimi, per aiutare la gente. Abbiamo bisogno di giovani per poter portare avanti questa nostra attività, abbiamo bisogno di molti giovani perché questa attività comunque è qualcosa che facciamo in favore della collettività.